tutte ragazze, allora sono qui per partecipare anch'io a un video tag fantastico di Daniela e Carmen, penso l'altra ragazza, si chiama così, comunque un video tag che ha lanciato Mi Scrivi Crimi insieme a un'altra ragazza. Un video tag, che youtuber sei? Allora, devo dire che mi è interessato davvero tanto, non so, magari interessa anche a voi sapere che tipo di youtuber sono, quindi iniziamo con le domande. La prima: quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad aprire un canale YouTube? Allora, in tutta franchezza e verità, ridico che ho iniziato a guardare YouTube da Halloween di 3 anni fa, quando mi serviva un trucco da strega. Ora, cerché così per puro caso, perché non sapevo, scusate, mi sposto un attimo, comunque non sapevo dell'esistenza di persone che facessero video su YouTube, perché mi sembrava un po' stupida, cioè mi sembrava un po' non stupida, attenzione, perché sono prima io quella che li fa, però mi sembrava strana come cosa. Quindi niente, cercai un po' su internet, il primo video che mi capitò, non lo posso mai dimenticare, è stato un video di Alice del Codri, che saluta tantissimo, ora non penso mi guarda, però ad ogni modo è stata lei la prima ragazza che ho guardato. Non credo, come diranno tutte quante, perché sono sincera, non è così. Ho guardato anche dei video di Clio, solamente che all'inizio Clio non so perché, però non mi piaceva. Cioè, guardai un video di Alice e dissi, cavolo, com'è spiritosa, com'è simpatica, guardo un video di Clio, però guardai un video di Clio, secondo me, dove era più stanca, così, allora dissi, no, secondo me quella non mi convince tanto. E niente, guardai il video di Alice e cercai di riprodurre il suo trucco di Halloween, però non ci riuscì ovviamente. Giorni dopo mi ricordai di questa ragazza che così si mise davanti a sta telecamera e mi misi a guardarlo anch'io. Mi appassionai. Sì, caspita, è bella. Da Alice poi giustamente mi sono iniziata, cioè ho iniziato a capire che bisognava iscriversi ai canali, così quelli. Da Alice, passando ad altre ragazze, ho visto che esistevano anche dei concorsi. Il primo concorso fu quello di Clio, però il concorso a commenti. Poi dissi, caspita, con un solo commento è possibile vincere quel premio che dà sta ragazza. Ma che culo, ecco, magari lo vinco. E da questi concorsi e commenti, che vedi che non vincevo mai, inizio a vedere anche i concorsi, quelli lì dove bisognava truccarti per partecipare. E dissi, caspita, sto imparando, cioè erano passati tipo 3-4 mesi che iniziavo a guardare sempre YouTube e iniziai a acquistare i trucchi anch'io. Sì, caspita, sto imparando, voglio provare, voglio aprirmi anche un canale, voglio partecipare a dei concorsi. La mia motivazione per aprire un canale qui YouTube era quello di partecipare a qualche concorso. Dissi, magari, non lo so, sarò proprio quella ragazza che colpisce di più e potrò vincere qualche concorsino. Zero. All'inizio, ragazzi, ho partecipato a 80.000 concorsi, non ne ho vinto uno. Quindi poi mi sono iniziata a scocciare di partecipare ai concorsi, tutto basta. E ho iniziato a fare la mia prima review, vedevo che piano piano avevo 10-20 iscritti ed ero la persona più felice del mondo. Così niente, da allora gli iscritti sono sempre maturati sempre di più, anche se oggi non è che sia così tanto famosa. Però è per quel motivo, ecco, che ho aperto il canale, lo dico con tutta la sincerità del mondo. Allora, quali pensi siano le motivazioni giuste per aprire un canale YouTube? Allora, non so se volete farlo per questo motivo, accodatevi pure, anche se prima i concorsi c'erano di più di oggi. Comunque, col passare del tempo, ogni tanto ci partecipo a un concorso, ma è proprio raro, però devono essere quei concorsi che mi colpiscono tanto, anche perché poi non ho mai tempo, giusto tempo per pensare alle mie iscritte, basta. Le motivazioni giuste sono perché, ecco, è fantastico vedere, oddio, mi commuovo, è fantastico vedere persone che quando tu fai qualcosa ti apprezzano, ti chiedono cose, cioè cercano aiuto da te, magari tu sei in grado anche di dargli quella mano e quindi io mi sento realizzata. Ora, io non sono un'esperta, né tantomeno studiato, oddio, non so perché. Comunque è bello, ecco, una bella sensazione, perché mi fa sentire davvero realizzata, anche non solo nel mondo YouTube, anche vedere, ci sono anche delle mie amiche che hanno imparato a truccarsi perché seguono il mio canale e non lo so,
mi dà qualcosa all'interno che non è spiegabile, è davvero una stupenda sensazione. Ora che sia un canale comico, che sia un canale di make-up, che sia un canale dove cantate, perché un sacco di ragazzi mi hanno chiesto di aprire un canale dove canto, oppure di pubblicare video di musica sul mio canale, soltanto che voglio lasciare due mondi diversi. Stessa cosa come lascio i miei due mondi, quello reale, ci sono poche le mie amiche che sanno che ho un canale YouTube, perché non voglio mischiare le due cose, mi piace separarli. Anche perché se lo scoprissero i miei amici maschi inizierebbero a sfottere, si dice qui da me, però a prendere in giro, del se, ah, fa video su YouTube, sfigata! Sfigata che siete sfigati voi, mica io. Comunque niente, per questa motivazione, perché vi giuro, quando a volte mi arrivano messaggi, perché ci sono alcune ragazze che, non lo so, mi fanno commuovere, perché boh, mi mandano dei messaggi tanto carini, ogni tanto si fanno sentire, mi dicono che gli manco, mi dicono di fare video, è una cosa che secondo me è una sensazione che, come si dice, che non è paragonabile a nient'altro, ecco, è davvero una bella sensazione. Quindi se avete voglia di aprire un canale, apritelo per questo motivo. Allora, che collaborazione accetti? Allora, io è da poco che ho iniziato a ricevere qualcosina, se la ricevo, perché prima non ho mai ricevuto niente. Accetto le collaborazioni da quelle persone che non richiedono qualcosa in cambio obbligatoriamente, ovviamente, perché voglio esprimere la mia opinione, poi voglio dire, cioè, ormai quello che a volte non capiscono le persone, cioè, io vi dico la mia opinione sincera, ora è un caso che delle cose che mi sono state arrivate mi sono piaciute tutte, non è colpa mia, cioè mi sono arrivate cose buone, perché dovrei dirvi il contrario? Cioè non capisco, se io la cosa non mi piace fa schifo, io ve l'ho detto, come ho fatto un sacco di review negative di altre cose, però se le cose mi piacciono perché dovrei dire il contrario? Cioè sono sincera in entrambi i casi. Ora, quello che non capisce le, cioè quello che non capiscono alcune persone è che magari tu lo dici perché te l'hanno regalato, non è vero, perché alla fine ormai il prodotto è mio, tu non mi fai niente se io ti dico che mi fa cagare sinceramente quel prodotto, almeno non me lo mandi più, che me ne devo fare alla fine se mi fa cagare, non è che ne voglio un altro, è quello il punto insomma della cosa. Quindi accetto, non proprio collaborazione, però prodotti da persone che non mi chiedono niente in cambio, però a me sinceramente fa piacere recensire quel prodotto, è una cosa mia personale. Poi, se è partner, che cosa comporta? Ci dici quanto guadagni? Sono partner, sì, da un mesetto. Allora, io vedevo questi video così, cioè, pensavo di, cacchio, ci divento ricca con questa partnership. Cioè, non sto scherzando, ho sempre saputo che comunque si guadagna pochissimo. Ora, lo diceva Clio, lo diceva Giuliana, che si guadagnava pochissimo, che hanno tipo 80.000, Clio ne ha 150.000 iscritti, cioè, quindi quanto è che potrei guadagnare io con 1.600 iscritti, voglio dire. Quindi la cosa bella che mi piaceva della partnership, come avranno detto in tante, è il fatto del banner, perché è una cosa, mia sorella è sempre le piace tanto graficare, quindi faccio, che palle, danno il pane a chi non è denti e denti a chi non è il pane, perché non posso avere un banner anch'io? Ma per fortuna hanno accettato la mia richiesta dopo 3 anni che facevo richiesta. E niente, poi mi piace tantissimo una cosa, che puoi aggiungere l'immagine al video, l'anteprima del video, perché tipo venivo, cioè le anteprime standard che gli dà YouTube sono scandalose, io venivo con delle cioè del viso tipo così o così, cioè delle pose bruttissime, il fatto che ci danno l'anteprima del video è una cosa fantastica, davvero mi piace tanto. Poi ti va di dirci quanto guadagni? Allora, non è una cosa, ho letto il contratto, non è una cosa che potrei dire, però vi dico che, allora, per ricevere dei soldini, se li riceverò, dovrò aspettare il mio compleanno. Chi mi conosce sa quando è il mio compleanno, sì, e forse al mio compleanno mi ci posso comprare una cosetta MAC, cioè, anche perché poi devono raggiungere un tot che non posso dire per inviarmelo, quindi forse nemmeno al mio compleanno lo riceverò sicuro. Però con quello che guadagno al mese mi ci vorranno tipo 5 mesi, 6 mesi per comprare una cosa MAC, vi ho detto tutto, se sono fortunata. Quindi allora, come reagisci, ultima domanda, agli attacchi degli authors? Allora, devo dire la verità, oddio, non voglio portarmi seccia, però da quando ho aperto il canale, se avrò ricevuto una decina di critiche puntate, contate,
saranno poche. Mi avranno detto: cazzo, fai schifo con quei denti, cambiateli. Mi hanno detto anche: che carini i dentini che hai, ora vergogna a mostrarli. A cui mi hanno detto: aggiustati quel dente che fa schifo. Altri mi hanno detto: vado al dentista, cose del genere. Oppure mi hanno detto che il mio italiano fa schifo, che non so parlare l'italiano e dove ho studiato. Però sinceramente all'inizio, cioè all'inizio non ricevevo le critiche, vi dico la sincera verità. Però le primette critiche che ho ricevuto, cioè, ci sono stata male, ma poi alla fine che cavolo mi importa di quello che mi dici tu del mio italiano? Voglio dire, alla fine io, cioè, è bello parlare se non sei messo davanti a una telecamera, perché spesso non capita solo a me, ma un sacco di persone si impappinano davanti alla telecamera. È ovvio che se magari facciamo un discorso insieme io ti correggo 80.000 volte perché ci sono bravo italiano, però davanti a una telecamera è diverso, perché ogni tanto mi capita di bloccarmi, non lo so, non mi viene una parola, sbaglio qualcosina, però siamo tutti quanti sotto il cielo, cioè una cosa normale, non è che mi fai una critica. Oppure tipo sotto un altro video ho letto che una ragazza mi ha fatto un commento, cioè nel senso ha dato ragione a me, tipo un altro video che faccio la casa editrice di un prodotto cosmetico e quella mi fa: ah, ma lo sai che la casa editrice è soltanto chi fa i libri? Sì, però cioè, non è una cosa da punteggiare, mamma mia, non siamo, sono puntigliosa, oddio, però ora riceverò altre critiche. Voglio dire, ma chi se ne è che ho sbagliato quella parolina, cioè sti cazzi, insomma, chi me lo vuoi fare? Però aggiustati i denti, ma sono problemi che piacciono a me, io non ci andrò mai sotto un dentista, quindi sinceramente non mi importa della tua opinione, fatti le tue guarda di te, però io almeno così la penso, non so come la pensate voi, se poi me la devo prendere, vabbè, me la prendo, me lo direbbe il mio ragazzo, mi dicesse, ok, sto iniziando, ecco, niente. Ho parlato fin troppo anche ora. Io saluto tantissimo Screamy Creamy, anche perché la sua intro, che credo che sia una più bella in assoluto, cioè Screamy Creamy, la 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 la, cioè io la canto sempre, ho anche scritto sotto uno stato personale perché è fantastica la sua intro. Niente, vi mando un bacione grande. Vi dirò che sarò un po' impegnata in questi giorni perché è partita di nuovo la scuola, il quinto anno. Un suicidio. Niente, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo la prossima. Ciao ragazzi.